Molti istituti hanno già riaperto le porte accogliendo in aula gli studenti dal lunedì 9 settembre, ma l'apertura ufficiale del nuovo anno scolastico è segnata dalla prima campanella che è suonata stamani nella totalità degli istituti scolastici. Materne, elementari, medie e superiori, tutti in classe dopo oltre 3 mesi di vacanza per tornare nella routine della sveglia presto al mattino, ore da trascorrere in aula e poi compiti per il pomeriggio a casa. Tutto regolare per la prima, auguri dalle istituzioni per un buon anno scolastico, un rientro diverso. Quello invece di questa mattina per gli studenti del liceo classico Torquato Tasso di Salerno, che hanno salutato il primo giorno di scuola con un'originale iniziativa. Dall'11 al 14 settembre gli alunni dell'istituto saranno coinvolti nel progetto Gli occhi della mente, dedicato alla proiezione di film e incontri e dibattiti con i protagonisti delle pellicole, che è stato presentato questa mattina presso il Cinema Teatro Augusteo nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, della dirigente scolastica Carmela Sant'Arcangelo, di Vincenzo Buonomo della Golden Art Production e dell'attrice Leonora Ivone. L'iniziativa fa parte del progetto Il sé, l'altro e il mondo che ci circonda, che si propone di promuovere la didattica del linguaggio cinematografico audiovisivo e l'acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favoriscano la conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della natura del funzionamento dell'opera cinematografica come strumento educativo. Sì, un modo differente perché siamo una scuola fortunata che ha potuto essere autorizzata dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dei Beni Culturali a realizzare un progetto importantissimo di laboratorio cinematografico nell'ambito di un progetto nazionale riconfermato proprio in occasione del Festival del Cinema tenutosi nei giorni scorsi, anche per una nuova annualità e noi un'annualità a cui parteciperemo proprio perché ci siamo resi conto che è vero, attraverso le arti possiamo veicolare dei messaggi che sono non soltanto quelli di sviluppo di cittadinanza attiva, ma che sono di educazione al bello, fondamentale per le nuove generazioni, vista il mondo che ci circonda. Beh, le criticità strutturali dovrebbero essere in via di superamento, quindi i lavori sono in pieno svolgimento, siamo soddisfatti delle ditte che stanno realizzando le opere di riqualificazione. Contiamo, non so se per il termine dell'anno scolastico o qualche mese in più, di riavere il cortile e la disponibilità di altre aule per i nostri ragazzi. Grazie.